150 programmatori e sviluppatori da tutta Italia si sono radunati a Trento questo fine settimana per partecipare al primo hackathon del calcio italiano, ovvero una maratona di innovazione di hacker il cui scopo era quello di elaborare progetti che la FGC potrà poi portare avanti per aumentare l'apporto delle nuove tecnologie al mondo del calcio. Due i macrotemi di ricerca e due gruppi vincitori. Fra questi c'è anche un marcianese, Paolo Cintia, da anni ricercatore in Toscana presso il CNR e che si è aggiudicato il premio relativo al miglior progetto sulla Match Analysis. Si è appena concluso il primo hackathon del calcio italiano a Trento in collaborazione con la FGC e con la provincia di Trento e l'Università di Trento. Personalmente penso che sia stato un successo enorme, a cominciare dal fatto che abbiamo avuto ben 400 aspiranti hackers che si sono offerti di venire a lavorare con noi, tra cui abbiamo dovuto purtroppo sceglierne solo 150 che sono potuti venire qua. È stato un momento veramente entusiasmante, da un lato per la parte proprio di sviluppo delle idee da parte degli hackers che hanno lavorato intensamente per 24 ore, giorno e notte, producendo idee veramente interessanti e significative, e dall'altro anche per la serie di interventi che si sono succeduti nell'auditorium, in cui diversi esponenti da diversi punti di vista del mondo dello sport, ma anche della tecnologia e anche delle strategie territoriali, hanno avuto l'occasione di riflettere su questo intreccio potenzialmente esplosivo che ci può essere fra sport, innovazione e sviluppo territoriale. Un hackathon letteralmente significa maratona di hackers, di programmatori, e deriva appunto dall'unione di due parole che sarebbe hackers e marathon. In realtà è molto più di questo, perché l'hackathon è da un lato un committente che sa di avere una serie di problemi, quelli che vengono spesso chiamati mal di pancia nel business, e ha bisogno di idee per risolverli. E dall'altro una serie di team o di individui tipicamente giovani, ma non necessariamente anagraficamente molto giovani, che si mettono in gioco per provare in poche ore a raccogliere e a produrre idee basate sulla loro conoscenza, sulla loro creatività, e propongono soluzioni al committente. Nel nostro caso specifico le due sfide riguardavano la Match Analysis e la comunità dei tesserati, e infatti abbiamo avuto due premiati, uno per ogni categoria. L'hackathon è consistito in 20 ore di programmazione continua su dati forniti dalla FGC e con la sfida di tirarci fuori qualcosa di nuovo rispetto a quello che già si conosce. La nostra idea è stata quella di applicare algoritmi che tipicamente si usano nell'analisi delle sequenze DNA alle sequenze di eventi di una squadra, ovvero una fase di possesso di una squadra per noi è una sequenza di simboli. Siamo andati a cercare quali sono i simboli più ricorrenti e a combinare questa ricorrenza, quindi questo comportamento comune, con un indice di pericolosità oppure il numero di tiri in porta. Siamo andati a capire quali fossero le azioni più pericolose di una squadra. L'algoritmo gira, l'abbiamo fatto girare questa notte e vorremmo provare anche a pubblicarlo, quindi noi siamo ricercatori, quindi cercheremo di validarlo, quindi di capire quali sono le peculiarità di un approccio simile e poi proporlo alla comunità scientifica.